Un saluto cari radioascoltatori e ben connessi da Federico. Roma, che nei quarti di finale della Europa League affronterà il Feyenoord, quindi sorteggio positivo perché tra le squadre rimaste, secondo me, una delle meno peggio, ma non per questo significa che bisogna sottovalutare l'avversario perché in campo europeo dai quarti in poi ovviamente le squadre che rimangono sono tutte forti e competitive, ma la Roma per me può davvero arrivare in fondo in questa competizione per una serie di abbinamenti e per come affronta soprattutto il campo europeo grazie all'esperienza straordinaria da parte di José Mourinho e dei giocatori che sono venuti a rinforzare questa rosa, a dare appunto più carattere e impronta europea, e Roma che affronterà l'andata il 13 di aprile in trasferta in Olanda e il ritorno invece qui all'Olimpico il 20 aprile a Roma. E Roma che se eventualmente riuscirà a passare anche questo turno di Europa League in semifinale affronterà la vincente di Bayern Leverkusen e Union Saint-Gilloise. Credo che si pronunci così in quanto è una squadra belga e mi scuso se la pronuncia magari non sia quella corretta, però non ho studiato la lingua fiamminga, per cui quindi una Roma che potrà trovare eventualmente, se riuscisse ad arrivare addirittura fino in fondo nella finale, la Juventus, e in quel caso una squadra italiana riuscirebbe a portare a casa il trofeo. Ovviamente mi auguro che sia proprio la Roma a vincere anche quest'anno un'altra Coppa Europea. E detto questo, parlo della partita di ieri sera. È una Roma che ha affrontato nella giusta maniera la Real Sociedad in casa sua, una partita davvero molto molto difficile perché comunque la Real Sociedad era una tra le favorite per poter arrivare fino in fondo in questa competizione, perché non dimentichiamoci che ha superato un girone di Europa League davanti al Manchester United, addirittura riuscendolo anche a battere, e per cui una Roma che nel primo tempo ha tenuto davvero bene il campo e ha portato il risultato di 0-0 nei spogliatoi, e per cui una Roma che era riuscita addirittura a trovare anche il vantaggio verso la fine del primo tempo, però giustamente annullato perché sul calcio d'angolo battuto da Dybala in modo straordinario, purtroppo Smalling l'ha presa con il gomito. Infatti lo stesso giocatore e la squadra non hanno accennato proteste perché il gol era giusto da annullare. Secondo tempo una Roma che magari ha concesso qualcosa in più agli avversari, ma non dimentichiamoci anche il fatto che in questo momento della stagione le forze fisiche vengono a mancare maggiormente. Poi, avendo due gol di vantaggio, la Roma poteva stare più o meno abbastanza tranquilla e per nostra fortuna non è riuscita a segnare la Real Sociedad, anche se ha sperato più volte di poter passare in vantaggio nel secondo tempo, meglio così per la Roma perché si è ritrovata fino all'ultimo a difendere il risultato, quindi un pareggio giusto per come ha giocato ieri la Roma e che accede meritatamente ai quarti di finale dell'Europa League, appunto affronterà il Feyenoord. E chiudendo il tema europeo, invece partita davvero molto importante domenica prossima qui alle 18 contro la Lazio allo Stadio Olimpico, perché oltre ad essere la partita più importante di tutta la stagione, perché il derby è così, per chi è di Roma, tifa Roma come me, sa benissimo di cosa parlo, e soprattutto è un derby che vale un posto per la prossima Champions League, ovviamente parlando sempre momentaneamente della classifica, perché se la Roma riuscisse a battere la Lazio, la scavalcherebbe di un punto, invece in caso contrario, come non mi auguro nessun tifoso della Roma si augura, la Lazio si allontanerebbe e a quel punto la rincorsa per la zona Champions diventerebbe più complicata. Quindi per me l'obiettivo adesso è chiudere questo campionato arrivando quarti e cercando di compiere l'impresa in Europa League. E detto questo, io vi mando un saluto, un forte abbraccio e a presto. Ciao da Federico.